smessi i panni di Luciano, tolti gli occhiali, sei tornato Andrea. Com'è andata la serata di questa sera? Questa sera è andata veramente bene, sono stato contento, mi sono divertito, sono stato con insieme dei bravi ragazzi, dei bravi cantanti, pubblico fantastico, veramente complimenti, sul serio. Io sono stata felicissima di sentirti perché per me è una novità e mi hai divertito. Grazie, l'intento è quello, proprio far divertire le persone e dargli quel qualcosa che magari in più piuttosto che sentire magari una radio o magari una televisione, almeno vedere qualcosa dal vivo anche nel loro piccolo. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile, dice in Liga, capisci? E se ho trasmesso qualcosa mi ha fatto molto piacere, veramente. Soprattutto hai fatto ballare sul mondo tutto il pubblico stasera. Ci abbiamo provato, dai. Non è stato abbastanza perché vincesse la squadra dei Bulli, però si sono divertiti. Sì, no, quello assolutamente. L'importante è quello, sempre divertirsi, essere spensierati e godersi la serata per quello che può dare. Grazie mille. Allora, alla prossima, presto. Grazie a voi, ragazzi. Ciao, sei un aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper. Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pooper Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto. Io sono già sul palco, vi aspetto qua. Bulli e Pupe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì all'Ibari Caffè di Voghera. Abbiamo finito sta pubblicità. Ah, non tira su che c'è il controcino.